A 43 anni dalla sua morte, Pescara ricorda Emilio Alessandrini, colpito perché simbolo di una magistratura che crede nelle istituzioni e che lavora ogni giorno per l'affermazione dei principi di giustizia. Una corona d'alloro è stata deposta questa mattina in Piazza Unione, ai piedi del monumento dedicato al giudice e alle vittime del terrorismo. Alla manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale hanno partecipato il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, il presidente del tribunale Angelo Maria Botta, il procuratore della Repubblica Giuseppe Bellelli, il commissario per la ricostruzione del Centro Italia e di Ischia Giovanni Legnini, il questore Luigi Liguori, il vice sindaco Gianni Santilli, il presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli, il figlio del magistrato ed ex sindaco di Pescara Marco Alessandrini e la vedova Paola. Associazioni patriottiche, combattentistiche e d'arma. La benedizione della corona d'alloro è stata affidata a Monsignor Francesco Santuccione, vicario generale dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Il monito alle giovani generazioni di Marco Alessandrini perché non si lascino attrarre da cattivi esempi. Oggi continua l'eco di quella stagione e di ieri la notizia della scomparsa di Corrado Alundi. Molti non sanno chi è Corrado Alundi, era un terrorista nel cui covo nel settembre del 78 venne trovata una foto di formato tessera di mio padre. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, uno dei due che materialmente hanno assassinato Emilio ha pubblicato un appendice ad un suo libro. E io penso che non abbiamo bisogno di cattivi maestri, non abbiamo bisogno di zietti birichini che ci raccontano in maniera distorta una stagione come se fosse all'insegna di un sogno rivoluzionario, perché c'è quella linea molto chiara che è quella della democrazia, delle regole, del nostro stare insieme con il rifiuto netto, senza se e senza ma, di qualunque forma di violenza. E io penso che in qualche modo questo sia, perlomeno è quello cui sono approdato. Riesce sempre molto difficile rispondere a quella domanda fatidica perché. Perché negli anni 70, purtroppo, in quella follia ideologica di intossicazione, di violenza, l'uomo veniva in un certo senso degradato del suo essere tale e diveniva un simbolo, come lo è stato Emilio, che suo malgrado è stato prima bersaglio, poi è divenuto con gli anni il prototipo di quella categoria dell'eroe borghese che io penso lui sorriderebbe di fronte alla quale. Però siamo qui in una giornata, di sole, con le limitazioni imposte dal dannato Covid, ma comunque in una dimensione in cui mi pare una volta di più che la memoria divenga, da questione individuale, per troppo tempo questione individuale dei parenti, divenga oggi questione collettiva di riflessione. Di questo io sono grato a quelle istituzioni che ho avuto l'onore e l'onere di incarnare e rappresentare per un certo periodo della mia vita, perché penso che sia un dovere istituzionale preservare la memoria, che è un valore di una collettività.